Allora, ciao Luca, Ciao. intanto grazie di averci accolto nel tuo mondo. Che cosa ti è piaciuto della proposta della Biennale? Cosa ti ha spinto a dire di sì? Mi è piaciuto perché è atipico rispetto alle cose a cui partecipo solitamente. Comunque il fatto che ci sia uno storico ben preciso all'interno di un evento è sempre una motivazione, un onore per partecipare. E mi piace perché è un linguaggio, quello della Biennale di Dozza, che c'entra in maniera limitata con quello che è il muralismo e la street art d'oggi, perché ha un trascorso più lungo, che però ha la volontà di entrare in legame con quello che è il contemporaneo sul muro, il post-graffitismo e il muralismo, di cui poi io sono un esponente, faccio parte. La tua pittura è un intervento artistico colto. Quando vai a tradurre le tue cose nel formato gigante, i colori emozionano. E mi interessava anche il tuo concetto di decorazione. Come ti poni tu rispetto al decoro urbano e non urbano? Ma io trovo che la mia pittura parte da una volontà che non è decorativa, è più che altro una semplice visione. Allo stesso tempo però cerco sempre di declinare la pittura sul muro in un impatto più forte del decorativo, andando a modificare direttamente l'architettura, senza fare il bordo della finestra decorato, ma annullando la finestra. Quindi è un linguaggio che secondo me va al di là della decorazione proprio perché deforma l'architettura. E secondo me il colore è una materia fondamentale per fare questo genere di lavori senza essere troppo decorativi. Attraverso lo spray e i 30 toni che ti dà la montana, questa cosa è molto più ristretta perché tu sei legato a quei 30 toni e quindi è inevitabile che tu non abbia delle scelte in prima persona su quello che Certo. vedi. Comunque io parto sempre da 5 cose che sono bianco e nero e 3 primari. Non inizio mai un'opera prendendo dei toni che mi fa il tintometro del lobby. Io sono un tintometro, io sono un Sei tintometro un tintoretto umano, umano, ok? bravo. Il tintometro è la macchina che ti crea il colore, no? Sì. Tipo. Certo, ma infatti tu prima hai detto una cosa che mi ha colpito mentre ci mostravi i tuoi lavori, hai detto io qui volevo proprio essere come una macchina. E la cosa che mi fa pensare è che sei una macchina lirica, quindi la tua è una matematica, sì, ma è una matematica lirica, Certo, no, libera, verissimo. tu giochi molto sui rapporti matematici, mi hai Sì, detto, no? la base, cioè quando disegno comunque c'è la griglia, che alla fine è proprio l'esempio dell'espressione digitale del sistema perfetto e equilibrato. Poi alla griglia applico dei codici matematici che però vanno, cioè non sono matematiche che danno delle addizioni, che danno delle soluzioni, piuttosto che la risoluzione di un problema. Io non mi pongo problemi. Io con la matematica riesco a bilanciare la poetica del lavoro. Se non usassi la matematica, il colore da solo non riuscirebbe ad essere equilibrato. Certo. E quindi la matematica mi dà la poesia. E non so più Cosa cosa volevo dire, sì. Quindi, cioè, basta, nel senso, parliamo di cose belle, cerchiamo di fare delle cose veramente belle. Sì. Quello è importante, sì. Bene, bene. Tu che dici? Secondo me va bene. Va bene? Sì.